E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video della serie Making of delle nostre armi preferite. In questo quinto episodio andiamo finalmente a costruire l'arma che più di tutte ci avete chiesto di portare. Sto parlando proprio del leggendario cannone portatile di Dranjayor, l'Aculeo. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a commentare se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo e a consigliarci nei commenti quali armi vorreste vedere nei prossimi episodi. Detto questo, possiamo iniziare. Come al solito, prima di iniziare a scolpire l'arma vera e propria, ci dedichiamo alla costruzione del modello 2D. Tuttavia, come per il martello, sono stato fortunato e nel portale di riferimento per gli artisti di Bungie ho trovato una scheda con misure e prospettive dell'arma, che con stupore ho scoperto essere lunga ben 50 cm. Scelto quindi il profilo e diviso nei vari pezzi seguendo le dimensioni, tagliamo e incolliamo i fogli per ottenere il nostro modello 2D, che ci servirà da riferimento durante tutta la lavorazione. Possiamo ora procedere con la sagomatura. Tracciata la sagoma del cannone sul pannello, procediamo tagliandolo con il seghetto elettrico e iniziamo a definirne la forma. C'è da dire che rispetto agli altri cannoni portatili che abbiamo costruito, l'Aculeo segue delle forme molto meno regolari, caratteristica che personalmente preferisco perché non devo preoccuparmi di rimanere fedele alle forme geometriche. Un'altra cosa di cui devo avvertirvi è che inizialmente nel tagliare il pezzo di base ho incluso anche l'aculeo che sta sulla parte superiore dell'arma, che poi però ho preferito eliminare e aggiungere in un secondo momento per facilitare un po' le cose. La prima cosa che ho fatto è stata quindi definire la parte superiore dell'arma, molto più fine e regolare rispetto al resto. Con taglierino e carta vetrata ho quindi assottigliato la parte più in alto, sondando anche le forme di quella centrale, cercando di ottenere una canna che va allargandosi verso il basso. Nel fare ciò ho lasciato però la zona del caricatore, che andremo a modificare successivamente, inalterata. Passiamo ora alla parte inferiore del nostro aculeo. Qui dobbiamo definire una sorta di cresta che andrà poi a unirsi alla zona del grilletto. Ancora una volta, quindi, con il taglierino assottigliamo questa parte, dando ai bordi un effetto quasi tagliente. Procedendo quindi verso il manico, questo ha una forma abbastanza regolare. Tuttavia, nel lavorarlo dobbiamo stare attenti allo spunzone sulla base. Arrotondiamo la parte centrale, lasciando quella inferiore leggermente più spessa, assottigliandola però in punta, per appuntire appunto lo spunzone. Per quanto riguarda la parte del grilletto, che a progetto concluso dovrà essere composta da due pezzi separati, ho preferito lasciarla inizialmente intera per non rischiare di romperla e andarla poi a definire insieme al resto dei dettagli. Per concludere quindi la sagomatura dell'arma, non ci resta che lavorare sulla parte frontale della canna, che ancora una volta segue una forma più larga sulla base. Fatto ciò, con il taglierino facciamo un semicerchio sulla parte bassa del foro e arrotondandolo con la carta vetrata definiamo le due punte frontali, affossando sulla stessa scia il sotto della canna. A questo punto avremo una sagoma del nostro aculeo e possiamo quindi passare ai dettagli. Iniziamo a lavorare sui dettagli e in particolare cominciamo dalla canna. Sulla canna dell'aculeo sono presenti tre incisioni principali, i due fori simmetrici e la sfera verde sulla parte più estrema. Per quanto riguarda i fori, questi hanno una forma quasi triangolare e sono molto incavati rispetto alla canna in generale. Per definirli, ho quindi scavato con la carta vetrata e la punta da Dremel fino a ottenere l'effetto desiderato, stando particolarmente attento a mantenere la forma e a non arrotondarla troppo. Questi due fori sono abbastanza facili da posizionare, dato che potremmo vederli come un'unica incisione divisa nel mezzo. Quindi, per regolarci con le proporzioni, possiamo usare uno come riferimento per l'altro. Per quanto riguarda la sfera verdastra sulla punta, ho invece prima fatto una lieve incisione con la punta da Dremel, per poi marcare la parte esterna del cerchio. Questo perché questa parte non è molto regolare, ma invece è abbastanza frastagliata, e di conseguenza non c'è bisogno di prestare troppa attenzione nell'arrotondare il contorno. Più precisa invece deve essere la linea che separa la sfera dalla canna, in modo da dare l'effetto di una pallina incassata nel corpo dell'arma. Dedichiamoci ora a dare all'arma un effetto più trasandato. Dopo aver tracciato la linea sulla parte superiore della canna, utilizzando una squadra per inciderle precisamente, iniziamo a fare dei piccoli graffi con la punta da Dremel su tutto il corpo dell'arma, marcando di più quelli intorno alle forme principali come i fori e la pallina verde, e lasciando invece più lievi gli altri. Dopo aver poi separato la zona del grilletto, ottenendo una punta che esce dal manico e una cresta più larga sotto alla canna, facciamo anche qui lo stesso procedimento, marcando in particolare i cambi di direzione della cresta. Per quanto riguarda invece l'impugnatura, il manico non segue dettagli troppo elaborati, mentre invece la parte superiore è più particolare. Qui l'arma è come se fosse composta da pezzi di roccia indefiniti, che dovremmo quindi demarcare più in profondità, ma soprattutto danneggiare di più, essendo queste vere e proprie rocce. Una volta concluso il corpo dell'arma e dato al tutto un bel effetto rovinato, prendiamo un pezzo di scarto per sagomare l'aculeo dalla parte superiore. Questo non dovrà assolutamente avere una forma ben precisa, semplicemente vi basterà appuntire la parte superiore lasciando quella inferiore un po' squadrata.
colorata, in modo da poterle poi incollare più facilmente dopo la pittura. La stessa cosa va fatta con cane e grilletto, e infine, per il fronte della canna, ho tagliato un piccolo cilindro di plastica da infilare poi per far sì che la canna vera e propria sembrasse sporgere dal corpo dell'arma. Dobbiamo quindi dedicarci ora alla mia parte preferita, ovvero il caricatore. Rispetto alle armi che abbiamo fatto in passato, il caricatore dell'Aculeo ha una forma molto più particolare, e per dare un effetto visivo migliore ho voluto costruirlo per intero per poi inserirlo nell'arma. Prendendo quindi dei pezzi di scarto, ho tagliato con una fresa a tazza due pezzi cilindrici di due dimensioni diverse. Per chi non sapesse cos'è una fresa a tazza, si tratta di una punta da trapano che serve a tagliare pezzi circolari. Ma se non avete una, potete tranquillamente utilizzare un taglierino e arrotondare poi meglio le forme con la carta vetrata. A questo punto dobbiamo dividere ciascun pezzo in due livelli. In particolare, quello più piccolo dovrà avere una piccola parte di diametro inferiore alla seconda, mentre il pezzo grande sarà al contrario, con una piccola parte di diametro più grande dell'altra. Per ottenere questi due pezzi ho quindi utilizzato la carta vetrata per assottigliare le parti che sarebbero dovute essere più piccole, arrotondando invece di poco quelle più grandi. Fatto ciò, dovremmo incidere due pezzi del caricatore con delle sottili linee oblique, marcate poi con la punta da Dremel. Tagliato quindi il vano per il caricatore nel mezzo del corpo dell'arma, successivamente andremo ad unire questi due pezzi, ma prima dobbiamo dedicarci alla pittura. La pittura dell'Aculeo è tanto semplice quanto efficace, infatti tutti, e dico tutti, i pezzi dell'arma andranno prima ricoperti interamente di grigio molto scuro, ad eccezione dei dettagli verdi sulla canna per i quali ho utilizzato un semplice pennarello. Per quanto riguarda il caricatore, asciugata la mano di grigio stendiamo un bello strato dorato in modo da ottenere quasi un bronzo e far risaltare le incisioni nelle quali l'oro non arriverà. Asciugati i pezzi li ho poi collegati con un pezzettino di legno, per poi incollarli tra di loro. Asciugata quindi l'intera mano di grigio, il nostro Aculeo sembrerà un semplice pezzo di plastica grigia. Ed è qui che avviene la magia. Prendendo una spugnetta e bagnandola con della vernice argentata, ci basterà strofinarla per bene su tutta l'arma, compresi grilletto, cane e spunzione superiore, per ottenere un effetto semimetallico a mio parere veramente spettacolare e perfetto per la texture dell'Aculeo, dato che le incisioni rimarranno grigie e risalteranno sulla cromatura generale del cannone portatile. A questo punto ci basterà aggiungere i pezzi che abbiamo costruito da parte con una punta di colla e inserire il caricatore nel suo apposito spazio, e il nostro fantastico Aculeo sarà pronto a mietere vittime. Ok ragazzi, quindi questo è il nostro Aculeo. Mi ci sono impegnato veramente tantissimo perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi. Quindi è stato un progetto un po' particolare, ce l'avevo molto a cuore. E devo dire che il risultato mi piace veramente tanto. Questa texture così semimetallica, che in realtà è stato facilissimo ottenere, ma è perfetta, perché se lo vedete anche con il riflesso della luce, non si vede molto, però con il riflesso della luce lo vedete che è molto molto fedele a quello che è l'Aculeo in generale. Tra l'altro è enorme, perché questa qua è la mia faccia e questo è l'Aculeo, è veramente enorme. E in particolare sono molto soddisfatto del caricatore, che mi piace veramente un casino, è veramente molto molto figo. Tra l'altro l'ho fissato con il pezzettino di legno, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Io spero ovviamente che siate soddisfatti anche voi del mio lavoro. Vi invito come al solito a commentare se avete qualsiasi domanda e a continuarci a consigliarci nuove armi da fare. Detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.